Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Pokémon Scarlatto. Ho, come vedete, ripristinato il team precedente alla battaglia con Pepe, in quanto adesso, raga, ho provato off camera a dirigermi verso la voragine di Paldea, ma non vi possiamo accedere perché presumo dobbiamo effettuare le altre quest, ok? Quindi siamo qui nei pressi dell'entrata qua della città, perché appunto andremo a sfidare l'arcicapo, o vale a dire Cassiopea. Andiamo a vedere chi è questa Cassiopea, raga. Vai Coraidon, vola. Ah no, non può, plana. E non sapendo i tipi che ha, ho deciso di ripristinare questo team. Però ragazzi, Skeledridge è un qualcosa che veramente, raga, fa paura. È fortissimo. Non ho idea degli altri starter perché comunque siano li uso. Però eccoci qua. Penny? Ah no, Garrof. Eila, Uchika Gamer. Garrof? Esatto, sono Garrof. Anzi, credo sia giunto il momento di chiudere questa farsa. Tieniti pronto, perché sto per rivelarti la mia vera identità. Ma lo sappiamo tutti che lei è il preside. Yeah! Ma no, ma non l'avremmo mai detto. Le porgo le mie scuse per aver occultato la mia persona per tutto questo tempo. Veramente ci eravamo arrivati, che era lei. La verità è che Garrof altri non è che il preside dell'Accademia Arancia, ossia me medesimo, Clavel. Lo sapevo già. Cosa? Sono scioccato, ero convinto fosse un travestimento impeccabile. Ripensandoci meglio, ho il sospetto di averle dato del lei qualche volta mentre ero camuffato. Ad ogni modo, questa non è l'unica rivelazione sconcertante che devo farle. La verità è che l'arcicapo del Team Star, meglio noto come Cassiopea, sono sempre io. Eh? Io pensavo Penny. Non è possibile. Le assicuro che è così. Ho utilizzato una voce preregistrata per le telefonate di Cassiopea. E ecco. Insomma, in qualche modo ho fatto sì che lei ci cascasse. Già, proprio così, mi creda. Ebbene, mio caro Uchika Gamer, ha di fronte a lei l'arcicapo. È il momento di dare il via al duello finale. Quindi fa sul serio? Clavel preside? Oranguru. Skeledridge. Io sono Cassiopea del Team Star. È arrivato il momento di mettere fine all'operazione. Canzone ardente. Perfetto. Riflesso. Fuoco bomba! Pol... Geatis al... Poltergeist. Ok, è andato giù. E anche il secondo è andato.
Handum. Ok, Dragonair. No, porca puttana. Sto cavolo di cosa che va da solo. Surf. Nero Pulsar. Resisti, bravo. Ma perché togli poco? E è questo che non ho capito. Perché Dragonair toglie così poco? Cioè, dovrebbe essere super efficace. Gli doveva togliere un botto almeno. E che ca... Sta cosa che si muove da solo. Madonna, sto drift, sto grifting. Dai, vieni fuori, Gallade. Vai, zuffa. Resisti? Vabbè, brutto colpo, buonanotte. Però non è possibile che facciano tutti i brutti colpi. Aeroassalto. Ok. Bravo che resisti. Ancora aeroassalto. Ok, è andato giù. Abomasnow. Skeledridge. Ecco che inizia a nevicare addirittura. Fuoco bomba. Ok. Amungus, rimani tu. Palla ombra. Ok, così che la sua difesa speciale cala. Spora. Non ha... Stavo dicendo, non ha importanza. Perché andiamo così. Ricarica totale. Vai. Così si è svegliato e si ricarica pure un po' di vita. Sciagura. Lancia fiamme. Ciao Amungus. Qua 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 Val. Che caspita è questo? Paumot. Qua 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 Val. Che caspita è? Sembra un tipo d'acqua. L'imminente Cassiopea con le spalle al muro? Impensabile. Ma è lo starter d'acqua. Scarica. Dovrò utilizzare la terra cristallizzazione. Eccala. Vabbè, tipo acqua sei rimasto. Allontanati un attimo, non vorrei ferirti con questa mossa. Idroballetto? Ah! Paralizzalo. Smette di nevicare.
Scarica! Idroballetto ancora, maledizione. Qua 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 palla. Vediamo chi è più veloce tra te e me. Talonflame. Aeroassalto. E vabbè, ma sempre idroballetto. Vabbè, t'ho scottato, caro. Oh. Arma Rouge. Ho bisogno di te. Fammi un favore. Permettimi di ripristinare la vita a Paumot. Resisti? Bravo. Bravo, bravo, bravo. Pozione max su Paumot. Cavolo. La velocità continua a salire. Ok, ora è la vita gialla. Paumot, vieni fuori. Terra Crystal. Scarica. Dai, resisti, Paumot. Bravo. Balla la samba, balla la samba, mi raccomando. La trovo più forte. Mio giovane Uchiha Gamer, devo dire che è maturato molto durante la sua ricerca di tesori. Le devo delle scuse. Ho mentito quando le ho detto che ero Cassiopea. Ecco, te pareva? Il fatto che Garrof e Clavel siano la stessa persona, invece, è vero. Può credermi. Tornando a Cassiopea, credo di avere un'idea abbastanza precisa di chi possa essere. Ed è per questo motivo per cui preferirei che voi due non lottaste. Non è giusto che sia lei a farsi carico delle sue sofferenze. Tuttavia, la determinazione di Cassiopea è incrollabile. Dubito uno studente qualunque sarebbe stato in grado di superare un simile ostacolo. Ed è proprio per questo che poco fa ci siamo sfidati. Se fossi stato io a vincere, sarei stato pronto ad assumermi le responsabilità di fermare Cassiopea, ma così non è stato. Forse la sua profonda gentilezza è quello che serve per salvare l'arcicapo. In quanto docente mi vergogno della richiesta che sto per farle, ma la prego di sconfiggere l'arcicapo del Team Star. I più sentiti ringraziamenti, conto su di lei.
Cosa accidenti sta succedendo qui? Oh cielo, professoressa Taima, cosa la porta qui? Ha ben poco di essere sorpreso. Sono corsa qui perché mi è stato segnalato che qualcuno stava lottando a scuola. Cosa aveva intenzione di fare a uno dei suoi studenti? Le ricordo che lei è il preside. Ma no, guardi, c'è un motivo molto serio dietro tutto questo. Gli unici motivi che accetterei in questo momento sono quelli di Viviloin. Viviloin? L'appuntamento con l'arcicapo è questa notte al campo sportivo, non lo dimentichi. Mio giovane Uchiha Gamer, lascio Cassiopea nelle sue mani. Si tenga pronta a scrivere una lettera di scuse e sappia che farà rapporto all'amministratrice. No, la prego, tutto ma non quello. Ok, perfetto. Io direi di andare a curarci a sto punto. Ma abbiamo... Ah no, ce li abbiamo carichi. Va bene. Che dite, lo affrontiamo Cassiopea o aspettiamo il prossimo episodio? Anzi, io direi di affrontarla dopo aver affrontato la Lega. Volevo affrontarla oggi però. Molto bene ragazzi, direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao belli.